Ciao a tutti e eccoci al video introduttivo della terza lezione di laboratorio. Allora, con questo video vi presentiamo un po' quelle che sono le soluzioni degli esercizi che vi abbiamo assegnato la volta scorsa, quindi LCS e MinCover, pesato e non pesato, e poi invece il 22, quando faremo laboratorio, vediamo assieme le soluzioni e rispondiamo alle domande sui vecchi progetti di programmazione dinamica che vi ricordo sono disponibili su Judge da almeno una settimana. E niente, come vi avevamo detto, non ci aspettiamo che magari i vecchi progetti li guardiate tutti perché sono un po' impegnativi, però se siete curiosi e interessati e avete voglia di farne un paio, insomma, anche tutti, perché no? Poi il 22 potete farci le domande e facciamo ricevimento come la volta scorsa. E, ok, prima di tutto un attimo vediamo il calendario che è leggermente modificato. Più che altro abbiamo aggiornato le date del progetto cercando di non farvi avere sovrapposizioni con altre consegne o progetti, o comunque limitare le sovrapposizioni. Quindi dovremmo assegnarvelo il 15 e poi dovreste consegnarlo il 22 di maggio. E i laboratori per il progetto, quindi di ricevimento, saranno il 18 e il 20 di maggio e sarà sempre su algoritmi approssimati, come avevamo detto. Ok, per quello che riguarda gli esercizi, per sottosequenza comune massimale, magari abbiamo anche poco da dire perché trovate tutto sulle slide del Prof. Montresor con l'algoritmo in dettaglio. E comunque vi ricordiamo che in questo caso il sottoproblema da considerare è la soluzione considerando i vettori A e B, o comunque le stringhe, vedetele come volete, A e B, fino alla posizione I e fino alla posizione J, rispettivamente. Quindi se voi state considerando delle sottostringhe fino a I e fino a J, avrete che la soluzione di questo sottoproblema è data dalla soluzione arrivando fino agli indici I-1 e J-1 nel caso in cui i due caratteri in posizioni I e J coincidano. Quindi state dicendo semplicemente considero il carattere A di I o B di J uguale nella sottosequenza comune massimale. Se invece i due caratteri sono diversi, vi spostate di uno o in una stringa o nell'altra e scegliete la sottosequenza comune massimale migliore che riuscite a creare, quindi il massimo tra quei due sottoproblemi. E niente, qua appunto poi per l'algoritmo e lo pseudocodice vi rimandiamo alle slide. Invece, forse un po' più difficile, era not cover di un albero. Allora, vi ricordiamo che il not cover è un insieme di nodi, tali per cui per ogni arco dell'albero, almeno uno dei due nodi dell'arco fa parte del not cover. Tra il problema con l'albero non pesato e quello pesato, la differenza nella soluzione è veramente minima. Quindi, una volta risolto il caso dell'albero non pesato, l'altro dovrebbe essere abbastanza semplice. E qua l'idea è quella di considerare per ogni nodo le possibilità di prenderlo o non prenderlo nel node cover. E i casi sono: se prendete il nodo iesimo, non siete obbligati a scegliere nessuno dei figli. Se invece non considerate il nodo iesimo nel not cover, siete obbligati a scegliere ciascuno dei suoi figli. Questo perché le proprietà di not cover vengano rispettate. Quindi, osservato questo, andiamo a chiamare S di I la soluzione partendo dal nodo I, quindi del sottoalbero radicato in I, scegliendo I obbligatoriamente. E andiamo a chiamare L di I sempre la soluzione con il sottoalbero radicato in I, ma con la scelta di I non più obbligatoria. Questo
Allora, se la scelta di è obbligatoria, aggiungiamo 1 al nost alla nostra soluzione perché stiamo contando la scelta del notoiesimo. E poi andiamo a sommare le soluzioni che otteniamo nei sottoalberi radicati in ciascuno dei fili di I, sapendo che la scelta di I non è obbligatoria, visto che abbiamo già scelto il nodo iesimo. Invece, se ci troviamo in un nodo I con scelta libera, la soluzione sarà il minimo tra scelgo questo nodo oppure non lo scelgo. Quindi, se scelgo questo nodo, la soluzione è S di I, perché abbiamo già definito il sottoproblema S di I così. Se il nodo non viene scelto, allora noi siamo obbligati a scegliere ciascuno dei suoi figli. E quindi la soluzione sarà la somma del sottoproblema S di F, dove F è uno dei figli di I. La soluzione sarà quindi la somma di tutti gli S di F con F figlio di I. Quindi di tutte le soluzioni radicate nei figli con la scelta del figlio obbligatoria. Ok, ricordiamo, forse non l'ho detto all'inizio, che noi stiamo andando a cercare il node cover con numero di nodi minimo, che comunque già sapete bene dal testo del problema, ed è per questo che nel sottoproblema L di I stiamo andando a scegliere il minimo tra scelgo il nodo iesimo oppure non lo scelgo. Ok, spero che sia chiaro e una volta capito questo, il caso dell'albero pesato è veramente identico perché l'unica cosa che è da modificare è che quando andiamo a scegliere il nodo iesimo non andiamo più a sommare 1, che è il suo valore nel caso del node cover su albero non pesato, ma andiamo a sommare il peso di I. È come passare dallo zaino con gli oggetti senza valore agli oggetti con il valore. Alla fine sono pochi dettagli da cambiare. E quindi poi tutto il resto resta uguale. E nella pratica, nell'implementazione, un paio di consigli. Andate a memorizzarvi l'albero come fosse un grafo qualsiasi, quindi magari con una lista di adiacenze, tipo usando un vector di vector. Procedete come quando fate una visita normale, quando andate ad analizzare i figli. E poi la seconda cosa è che invece di considerare due diversi vettori S ed L dove memorizzare le soluzioni, potete usare una tabella n per 2 e usare un parametro uguale a 0 uguale a 1 per decidere in quale dei due casi vi trovate, scelta obbligatoria o scelta libera del nodo. E basta, questo è quanto. Ci vediamo allora il 22 e fateci sapere se avete altri dubbi anche su questi esercizi via mail o eventualmente chiedeteceli pure anche il 22 stesso. E ciao a tutti!